إنهم يقولون من حتم تعظيمنا دعنا نظهر إننا لم نخاشمهم. كشعب واحد يجب أن نحرر أخوتنا من نير احتلال الأجنبي. وقضيتنا عادلة. كما أتحدث إنهم يتفسدون جيوشنا، لماذا سنحامي استقلال شعبنا؟ كان يوم عظيما. Allora, benvenuti o bentornati ragazzi, questo sta a voi deciderlo, perché questo, benvenuti nel riepilogo e bentornati uguale. Allora, questa missione non era una vera e propria missione. Noi impersonavamo il presidente dell'ex dell'Arabia Saudita al Fulani. Allora, come sapete, non so se lo sapete, l'Arabia Saudita è una monarchia. Qui questo Call of Duty è ambientato nel 2011, nonostante sia uscito, non mi ricordo quando, nel 2006-2007 comunque. Non nel 2008, non mi ricordo. Nel 2007-2008 comunque, nonostante sia uscito qua, è ambientato nel 2011. In cui il popolo ha fatto una rivoluzione contro la monarchia e ha rovesciato la monarchia dell'Arabia Saudita, instaurando una repubblica. L'hanno rovesciato la monarchia perché collaborava, dicevano loro, con l'Occidente, cioè con l'America, faceva accordi con l'America. Noi non lo sappiamo, però evidentemente anche questo Al-Fulani, questo presidente della nuova repubblica, si era alleato con l'America o comunque collaborava con essa. E allora questo Al-Assad, dittatore, ha organizzato un colpo di Stato e ha istigato la popolazione contro l'Occidente. E quell'ordigno nucleare tornato, quello che abbiamo visto nell'episodio 2, l'equipaggio sacrificabile, era evidentemente per loro, per questi arabi, diciamo. E ricordatevi bene la faccia di quel barbone che ha dato la pistola all'Assad, perché sarà molto importante. Quindi c'è un collegamento, come abbiamo detto già in equipaggio sacrificabile, tra gli ultranazionalisti russi e i ribelli di Al-Assad, che diciamo con questo atto, uccidendo e giustiziando il presidente Al-Fulani, e col discorso che ha fatto Al-Assad, perché stava facendo, se guardate bene, si vede che lui prima di giustiziarsi, stava davanti a una telecamera, perché stava trasmettendo in diretta nazionale. Quindi tutti hanno visto questo discorso, che c'erano i sottotitoli, e facendo questo atto, giustiziando il presidente, ha dichiarato anche guerra agli Stati Uniti.
Quindi c'è un collegamento dagli ultraterrestri aridaie e questi che si svilupperà nei prossimi episodi. Spero vi sia piaciuto. Non dico che era bello perché dovevamo solo stare in una macchina e guardare dei soldati che uccidevano i civili. E poi quello lì che dice su qua, cioè. Spero comunque che la serie vi stia piacendo. Vi invito a iscrivervi, mettere un mi piace e commentare. Iscrivervi se dovete iscrivervi, punto e basta, però. Se non vi volete iscrivere, almeno commentate o mettete un mi piace. Ok, quindi da Mad France è tutto e ci rivediamo al prossimo episodio.